ma sei troppo piccolo per la comunione. Ma perché? Mi fa male. No, no, non fa male, ma è ancora presto per queste cose. Quando sarai grande potrai averla. Adesso dormi però e fai dei bei sogni. Ma quella fu una notte molto agitata per Gerardo. Gerardo? Sì, Gerardo Maiella, San Gerardo, il santo del popolo. Era nato in un bellissimo paese, Nuoro Lucano. Era un bambino molto gracile. Ma perché nonno non mangiava? Forse. L'unica cosa che non mancava nella sua casa era la povertà. Aveva solo 12 anni quando perse il padre. Tua madre, Benedetta, lo mandò a portare un santo. Doveva occuparsi di lei e delle sue tre sorelle, ma Gerardo aveva pensiero solo per il Signore. L'unico suo divertimento era fare altarini ed imitare i sacerdoti quando dicono messa. Nella sua stanza teneva una tavola grande, piena di figurine, con al centro quella di San Michele. Lo stesso San Michele Arcangelo, e quella stessa notte gli apparve in sogno e gli diede quell'ostia che il prete gli aveva rifiutato. Forse fu proprio quella notte che segnò per sempre il meraviglioso destino di quel bambino così, come posso dire.